Anche vecchi rapporti, visto che è tanti anni che non ci vediamo. Ok, iniziamo. Cari compagni e cari compagni, grazie per essere presenti. Questa iniziativa, questa presentazione dei libri Ipotesi di complotto è stata promossa dal Centro di Fondazione Comunista di Rossi Diafori, che è questa sede, e dai Giovani Comunisti di Milano. Infatti dopo di me farà i suoi saluti Alessio Arena, dei Giovani Comunisti di Milano, nonché segretario del circolo Antizzone, un circolo che sta lavorando in università per creare un radicamento di classe anche all'interno dei luoghi del sapere. Noi siamo lieti di avere qua al nostro fianco i compagni Pisani, Andrea Montella e Paola Baiocchi, oltre a Domenico Marino che introdurrà il libro. Questo è un incontro di informazione, ma anche di formazione, pensiamo. Noi pensiamo che sia importante, con la crisi che avanza, ricostruire un soggetto di classe, quindi un partito comunista all'altezza della situazione. E pensiamo che per non ripetere gli errori passati, ma anche quelli recenti, che hanno visto le formazioni comuniste in balia di dirigenti che hanno pensato più al proprio interesse personale o a interesse altrui, ma non di quello della classe, pensiamo che sia importante fare iniziative del genere per capire con chi abbiamo a che fare quando andiamo a costruire qualcosa di nuovo, perché non vogliamo ritrovarci le sorprese che si sono ritrovati i nostri vecchi compagni in passato. Io adesso passerei la parola ad Alessio Arena, che porge i saluti dei Giovani Comunisti di Milano. Non sto in piedi. Solo poche parole Emilio, per... Arena, è meglio se ti siedi, scusa. Ok. Facciamo cambio. Vieni qua. No, esigenze cinematografiche, sala televisione, inizia le sue impellenze. Ma lì non c'è nessuno. Solo poche parole per dirvi l'importanza che i Giovani Comunisti di Milano attribuiscono a iniziative come questa, che riannodano i fili di una memoria, di un'analisi critica del passato, più che mai necessari nel momento in cui il filo rosso della cultura organizzativa, della cultura teorica, della capacità di organizzazione che si erano sviluppate nel corso della storia dei comunisti italiani, questo filo si è interrotto. Noi come Giovani Comunisti ci ritroviamo oggi a dover recuperare una consapevolezza teorica e pratica dell'azione comunista, e non possiamo farlo se non abbiamo ben chiaro e ben presente qual è il contenuto dell'esperienza che i comunisti hanno fatto nel loro percorso storico internazionale e nazionale italiano, se non assumiamo cioè la storia dei compagni, delle lotte che ci hanno preceduto, come direbbe Domenico Lo Surdo, un processo di apprendimento, un bagaglio di esperienze da passare al vaglio di una rielaborazione critica per definire quali siano stati i pregi e quali i difetti, quali gli errori e quali i fattori di avanzamento e di radicamento e di rafforzamento che hanno fatto del movimento comunista italiano uno dei più influenti, uno dei più radicati, uno dei più capaci di praticare sul terreno della lotta di classe l'unità delle classi lavoratrici, ma che ne hanno anche determinato evidentemente la sconfitta storica dalla quale noi siamo costretti oggi a ripartire. Evidentemente ripercorrere le fasi che hanno portato agli esiti di cui noi siamo testimoni nella fase attuale vuol dire dare conto da un lato di un processo politico e di elaborazione teorica e dall'altro delle vicende degli uomini che quel processo hanno animato e che di quel processo sono stati gli artefici. Comprendere quale sia stato il loro ruolo, quale sia stata la funzione delle collettività organizzate, quale sia stato il momento in cui si è degenerati dall'applicazione della teoria dell'egemonia nella prospettiva della conquista del potere politico all'integrazione nel sistema attraverso gli apparati che fino a un momento prima dovevano essere gli apparati della lotta per l'egemonia, mi riferisco ad esempio alla Lega delle Cooperative. Comprendere questo passaggio, questo confine, è vitale per elaborare criticamente la nostra esperienza storica e proiettare nel futuro una rinnovata capacità di organizzazione e di lotta che riporti il conflitto di classe organizzato tra i fattori come il fattore determinante per la trasformazione della società italiana. Vediamo d'altro canto che in giro per tutta Europa fenomeni degenerativi hanno colpito
gli elementi più avanzati, più organizzati del movimento comunista, e vediamo come l'Italia ha in qualche modo mostrato a questo fenomeno degenerativo una prospettiva, essendo nell'avanguardia. Dunque, una riflessione di estrema importanza. Una riflessione tanto più importante se consideriamo come non soltanto quelle istanze collettive, mi riferivo alla Lega delle Cooperative, ma anche singoli protagonisti del processo storico di trasformazione del Partito Comunista si siano rivelati alla luce del sole come traditori e siano stati ben retribuiti dalle classi dominanti per il loro tradimento. Il più eclatante di questi casi lo abbiamo da ormai 9 anni alloggiato al Quirinale, è Giorgio Napolitano, il cui percorso storico tutti conosciamo. Ce ne sono stati altri, per esempio dei presidenti della Camera. La borghesia retribuisce sempre bene i suoi servi e, le sue quinte colonne. Il nemico ha marciato alla nostra testa e ci ha portato nel burrone. Riannodare dunque un percorso, le fila di un percorso teorico e politico, intellettuale e pratico, organizzativo e collettivo. Determinare quando la teoria dell'egemonia ha smesso di essere applicata in quanto tale e quando si è passati invece all'integrazione nel sistema. Determinare le ragioni e i torti di un percorso politico che evidentemente ha attinto il suo apice di potenza, di penetrazione nelle masse proprio nel momento in cui si verificavano e si mostravano alla luce del sole i primi elementi della sua degenerazione. Pensiamo ad esempio, adesso apro il dibattito su un punto, pensiamo ad esempio al compromesso storico. Un elemento che ha prodotto grande dibattito nella sinistra dell'epoca e che continua a fare discutere, ma forse per le ragioni sbagliate. Evidentemente l'idea sul piano tattico di aprire le contraddizioni all'interno del campo avversario, chiamando all'unità delle forze democratiche popolari per salvare e rinnovare la democrazia italiana, conteneva in sé degli elementi di pregio. Ma l'affermazione secondo cui non si fa il socialismo, non si fa la rivoluzione con il 51%, portava già dentro di sé un elemento di degenerazione, cioè l'identificazione del processo rivoluzionario con la dinamica elettorale. Questo è un esempio, è un fattore di come, al di là del tradimento che si annidava dentro un partito che aveva smesso di concepire se stesso come partito della classe operaia, come partito di avanguardia, e pretendeva di rappresentare e organizzare in sé tutti i settori sociali indistintamente e orientarli verso la trasformazione della società. Un elemento, dicevo, che però mostra come un processo degenerativo a livello ideologico fosse presente anche all'interno di quel blocco centrale nella direzione del Partito Comunista, che però ne difendeva il carattere rivoluzionario e che fino alla fine avrebbe affermato la necessità del fattore organizzato della trasformazione sociale. Io attendo con ansia di sentire la presentazione di questo libro, che confesso candidamente non ho letto e che avrò occasione di leggere dopo questo pomeriggio. Ringrazio da parte dei giovani comunisti i compagni che hanno scritto il libro e che sono qui per parlarcene, perché della riflessione di cui loro si sono fatti portatori, a cui hanno offerto un contributo, da questa riflessione dipende la nostra capacità come gioventù rivoluzionaria di riorganizzare noi stessi e di ricostruire in Italia il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente. Grazie a tutti. Ringrazio i compagni di fondazione che ci hanno ospitato e voluto per la presentazione di questo libro, anche se i compagni Andrea e Paola sono ben conosciuti in Milano e si vede, perché questa è una delle presentazioni, diciamo,
meglio riuscito dal punto di vista di pubblico, c'è una buona partecipazione, anzi un'ottima partecipazione. Faccio un'interruzione, lui è il segretario della mia sezione di Pisa, cioè noi abbiamo una sezione dedicata a Gramsci e a Berlinguer che non è riconoscibile attorno a nessun progetto politico attuale. Lavoriamo per la ricostruzione del Partito Comunista in Italia e nella nostra autonomia abbiamo già preso contatti con una serie di realtà anche milanesi per fare questa riflessione e costruire dal basso un soggetto completamente proletario sostanzialmente, o di quei ceti in fase di proletarizzazione che sentono l'esigenza di ricostruire un soggetto politico all'altezza di quel Partito Comunista di allora, insomma, che avesse la capacità di egemonizzare il nostro paese con tale forza, insomma, che, come ha dimostrato, insomma, per una lunga fase. E adesso stiamo riflettendo sugli errori e sulle difficoltà che ha avuto. Sì, infatti alla fine il libro che avrete modo di leggere, Ipotesi di complotto, di sentire la presentazione, diciamo che rappresenta in parte il percorso che è stato tracciato come circolo prima, perché comunque è stato un circolo anche di rifondazione che è uscito all'epoca della rivoluzione civile, insomma civile, insomma bisogna vedere cosa si aveva in testa. Ha fatto anche un breve percorso nel Partito Comunista di Rizzo, perché comunque da comunisti abbiamo bisogno di un partito, perché il comunismo, come dire, non è un movimento individuale per cui ognuno si professa comunista a casa sua e poi come quello che succede. Cioè bisogna essere insieme e avere un fattore soggettivo per poter cambiare la realtà. Quindi il libro in parte spiega come mai, cioè come si è arrivati alla politica odierna, allo stato delle cose, e questo perché si rintraccia nella fine di una delle esperienze più grandi che la politica italiana anche culturalmente ha avuto, che è quella del partito comunista. Quindi siamo una sezione, come dire, di un ideale per ora, il Partito Comunista che insieme dal basso dobbiamo ricostruire, no? Per fare in modo che si inneschi quel processo storico per il quale, come dire, il rapporto tra le classi si inverta e possa permettere inizialmente di portare avanti quelle istanze sociali di cui ormai veramente non se ne parla più, e anzi vediamo come la classe lavoratrice si è ridotta sempre all'uncino. È in un'idea più grande, quella appunto di portare un cambiamento radicale, che è un cambiamento rivoluzionario. Nella Russia del 1917 la presenza di un fattore soggettivo, che è stato appunto il partito bolscevico, ha permesso il più grande evento della modernità, almeno, che è stata la rivoluzione di ottobre. E quindi anche se ci sono stati grandi uomini come Lenin, senza la presenza di quel fattore soggettivo sicuramente Lenin da solo non avrebbe potuto fare quello che poi si è fatto come partito bolscevico. Detto questo, sono orgoglioso di questo libro, al di là per l'affetto che nutro per Andrea e per Paola, anche per il fatto, detto prima, che rappresenta una parte del percorso, ma perché è stato fatto in casa, perché oltre agli autori anche l'editrice, che oggi non è potuta venire perché comunque anche sui impegni di lavoro a presentare altri libri, Nicole Carmignani, è iscritta sempre alla sezione Gramsci-Berlinguer di Pisa. E come disse il grande comandante Giap, con la creatività il piccolo vince il grande. Quindi anche se siamo in pochi non è detto che dobbiamo per forza uscire sconfitti. Prima di dare la parola ai compagni per la presentazione, vorrei leggere una breve relazione che, oltre a dare il mio punto di vista sul libro, fa anche un accenno a qualche analisi sulla situazione presente. Quindi inizio con la lettura e poi darò la parola ai compagni. Allora, il libro di Paola e Andrea affronta con minuzia di particolari, fonti, contemperamento storico, questioni molto spinose, ma cruciali della politica italiana, soprattutto del secondo dopoguerra, mettendoli insieme in un quadro generale coincidente e illuminante,
ponendo come riferimento ineluttabile centro della discussione il PC di Togliatti, Longo, Berlinguer, Gramsci, Togliatti, Longo, Berlinguer. E azzardo un'ipotesi molto verosimile, dati alla mano, su una congiura orchestrata dalla massa borghesia internazionale e nostrana, la famigerata P2, per far terminare una delle esperienze politiche più grandi, più proficue, più democratiche, limite comprese naturalmente, che l'Italia e l'Europa intera abbiano mai visto. Tutto il marciume che è stata la Seconda Repubblica ha avuto come presupposto la sparizione appunto del PC. L'esperienza politica, sociale e umana che ha vissuto il PC non è stata certo facile fin dal suo nascere, dovendo fare da subito i conti con l'avvento del fascismo, che ha combattuto strenuamente e con grande sacrificio sia durante il ventennio sia durante la guerra di liberazione con il movimento partigiano. Alla fine della guerra ha dato un grande contributo per redigere la Costituzione antifascista, che rimane uno degli esempi più fulgidi di diritto sociale nel mondo. Solo noi italiani non ce ne rendiamo, non ce ne rendiamo conto, tanto le cose che abbiamo sotto gli occhi vengono sempre sbagliate in modo stupido. Negli anni a seguire, fino al suo scioglimento, ha lottato organizzando operai, impiegati, studenti, disoccupati per superare il capitalismo seguendo una propria via democratica e arrivare così al socialismo senza perdere di vista la società reale e il suo contesto storico-sociale. Certo, il PC non fu tutto rose e fiori, pur avvalendosi del centralismo democratico che per inciso è l'unico sistema che garantisce, se ben usato in tutte le istanze politiche, sindacali e consigliari, garanzia di democraticità fin tanto che la segreteria segua la base e viceversa. Perché su questo punto ci sono molti, come dire, molti equivoci, no? Viene sostituito spesso il centralismo democratico al centralismo burocratico, che è quello che è tipico di tutti i partiti, se così si possono chiamare oggi, o movimenti. Cioè un accentramento al vertice che emana e che la base solida raccoglie. Il centralismo democratico è tutt'altra cosa, perché l'accentramento avviene ma dopo che c'è stata una discussione. Molti fanno fanno questo scambio che è abbastanza proditorio. Per dire, fare l'esempio, il Partito Comunista di Rizzo, che è meglio chiamarlo Partito di Marco Rizzo senza il comunista, appunto blatera di centralismo democratico, ma poi utilizza il centralismo burocratico, cioè loro dicono, degli altri accettano, e se non accettano o si stanno zitto se ne vanno via. Lo stesso, ma tutti i partiti funzionano così. Poi che si chiama centralismo democratico o centralismo punto e basta, però grosso modo il senso è quello. Centralismo democratico è tutt'altra cosa. Penso che non sia mai stato studiato, no? Ma anche l'impostazione a mozione che fa diventare l'ha dimostrato l'esperienza di fondazione comunista. Nonostante il presupposto del centralismo democratico, comunque. Scusate perché ho perso il filo, nonostante il centralismo democratico comunque il partito era diviso.